Buongiorno da Alessandro Ranieri, benvenuti in questa prima edizione del TG Newsmarket.it. I titoli. Busta con proiettile al procuratore della Repubblica di Fermo. Cantieri navali CRN, gruppo Ferretti, l'ipotesi della cassa integrazione di solidarietà. Minacce e violenze, una donna incinta di Porto Recanati perde il figlio. La regione Marche protagonista a New York con una serie di eventi. Bene, partiamo da una notizia sulla crisi. L'ho fatto per pagare i dipendenti, si è giustificato così il titolare del bar di Fiuminata di fronte ai carabinieri che lo avevano sorpreso subito dopo aver asportato la macchinetta cambiasoldi installata nei pressi del videopoker nel suo stesso esercizio. Dentro c'erano circa 4.000 euro. Il titolare, 30 anni, insieme alla moglie di 36, l'avevano portata da un amico, un artigiano 46enne, per aprirla e poi l'avevano abbandonata in un campo. Questa è la notizia chiaramente dalla provincia di Macerata. Noi adesso ci occupiamo della provincia di Ancona collegandoci con la redazione di Radio Conero. Chiara Principi. Grazie per la linea. Un'ora e mezza di cassa integrazione e di solidarietà spalmata su tutti i lavoratori dei cantieri navali CRN, gruppo Ferretti, che producono yacht di lusso ad Ancona, da effettuare tutti i giorni fino a Natale. È l'ipotesi emersa ieri durante il tavolo presso Confindustria Ancona, a cui hanno partecipato i sindacati di categoria FIM e FIOM e la RSU insieme all'azienda. Incontro sempre ieri tra il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli e la Confesercenti, che ha chiesto in particolare la possibilità di parcheggi gratuiti nelle zone blu centrali nei pomeriggi di tutta la settimana lavorativa, in modo da favorire l'afflusso della clientela. Massima apertura sulle questioni proposte, sottolineata anche dal fatto, scrive Confesercenti Ancona, che il prossimo 7 di ottobre è stata convocata una riunione con tutte le attività e gli artigiani. Ed è tutto a te. Grazie Chiara. Le notizie da Pesaro. Assicurazioni auto false. La polizia stradale ha sgominato una banda che forniva libretti e patenti fasulle per pagare un premio più basso. Denunciate 21 persone che stipulavano polizze per automobilisti napoletani inferiori anche al 60%. A Pesaro è stata truffata l'agenzia Fata Assicurazioni. Rinviata l'udienza dei tre giovani accusati di stupro nei confronti di una minorenne durante la Notte Bianca di Fano nel 2012. Nuovo legale per uno degli imputati, cambia anche il PM. Prossima data fissata, quella del 13 novembre. Adesso occupiamoci della fiducia e della sventata crisi di governo. Abbiamo intervistato due senatori marchigiani, abbiamo intervistato Camilla Fabbri del PD e Remigio Ceroni del PDL. Sentiamole in questo servizio. Io credo che il dietrofront di Berlusconi sia stata una ulteriore conferma della sua delegittimazione, che a questo punto è interna alla sua formazione politica. Oggi si apre un'altra storia. Dunque si parla già di fine di un'epoca, ma ne siamo proprio sicuri? Faccio fatica ad immaginare ad un ripensamento appunto di quei parlamentari che hanno detto no ai diktat e alle volontà espresse appunto nei giorni scorsi da Berlusconi. Sono fiducioso e ottimista che si sia veramente aperta una nuova fase, che non è di confusione, ma una fase appunto, come si diceva prima, di grande responsabilità, quella che il Partito Democratico dimostra fin dai primissimi giorni della nascita di questo governo. Beh, innanzitutto devo precisare che non ho votato la fiducia al governo, perché prima di tutto rispondo alla mia coscienza. Oggi il Presidente del Consiglio è venuto ad elencare tutte le cose che ha fatto in questo periodo. Io che sono stato qui in questi 6 mesi devo dire che il governo non ha realizzato nulla, per cui mi è difficile individuare un solo merito di questo governo. Poi c'è stato anche l'intervento provocatorio del capogruppo del PD Zanda e alla fine ho deciso di non partecipare alla votazione. Si aspettava il sì di Berlusconi? Ma io non so per quale ragione il Presidente ha deciso di votare la fiducia. Vero è che non ci sono le condizioni. Il PDL sembra diviso e si prospetta una nuova maggioranza di governo. Credo che una riflessione su quello che è accaduto vada fatta. Non credo che quelli che hanno manifestato
la volontà di andarsene possono ora rimanere nel nostro partito. Molto bene, è tutto per l'edizione di oggi, appuntamento alle 19. Buona giornata.